Permettetemi di ricordare, quando l'onorevole Sorte era il 2016, c'era presidente di regione Roberto Maroni e lui all'epoca con l'onorevole Sorte, assessore alla viabilità, diede il primo grande impulso, mise i primi 8 milioni su quest'opera. Quindi vi chiedo di fare un grande applauso all'ex presidente della regione Roberto Maroni. È stato un presidente davvero sopra le parti e anche per certi versi sopra le righe, che ha saputo cogliere la necessità di un intero territorio, che un intero territorio in qualche modo urlava e chiedeva. Ringrazio tutte le amministrazioni di Verdello, i precedenti amministratori che hanno in maniera anche caparbia messo da parte risorse per la realizzazione di questa strada. Ricordo, accennavo poco fa all'assessore Terzi, alcune riunioni fatte a Palazzo Lombardia o al Pirellone dove si discuteva della variante di Verdello, anche con gli amministratori locali, dove non si riusciva a venirne fuori perché c'era sempre qualche inghippo burocratico che bloccava il tutto, ma la caparbietà degli amministratori locali è stata fondamentale per riuscire a convincere Provincia e Regione Lombardia nella necessità di concludere quanto prima quest'opera. Ringrazio infine l'impresa ECAL, l'impresa Milesi, che è stata, l'aveva detto dall'inizio. Io ricordo, eravamo qua al taglio del nastro per l'inizio del cantiere, disse finirò prima del tempo quest'opera, quindi ringrazio l'impresa Milesi perché è stata davvero di parole, e questo a testimonianza di quanto l'impresa bergamasche siano sul pezzo e siano desiderose anche di lasciare un segno sul nostro territorio. Quindi grazie anche all'impresa che si è dimostrata assolutamente all'altezza della realizzazione di quest'opera. Permettetemi di concludere dicendo che il nostro territorio, il territorio bergamasco, ha la necessità di mantenere questi rapporti costanti con il livello regionale e con il livello nazionale. Abbiamo un territorio che è il primo in Italia per tanti punti di vista e ha la necessità di avere le infrastrutture adeguate per riuscire a rispondere in maniera altrettanto adeguata alla velocità con il quale il nostro territorio reagisce e dà impulso. Vi dico solo che negli ultimi 2 anni, dopo quello che la nostra provincia ha trascorso, e sono stati davvero degli anni difficili, siamo stati in grado di rialzarci grazie a tante opere pubbliche, ma grazie soprattutto alla caparbietà che l'intero territorio bergamasco ha messo in atto. Abbiamo la necessità però, Ministro, di completare alcuni percorsi, alcune opere molto importanti per il nostro territorio. Sono opere ovviamente viabilistiche, penso alla connessione con il Lecchese, dove abbiamo le risorse, abbiamo tutto, manca uno schiocco di dita da parte del Ministero e anche lì partirà un cantiere da 50 milioni di euro. Abbiamo la necessità anche di riqualificare una parte di territorio che è la pianura est, che ha visto un grande sviluppo in quest'ultimo periodo, legato soprattutto a impianti di logistica, ma dobbiamo connetterla con la nostra città. Abbiamo la necessità di esserci e la politica bergamasca c'è sempre stata. Oggi viviamo un periodo molto particolare in provincia, dove l'intero arco costituzionale sta insieme unito. Non è una cosa tanto usuale. Ma la politica bergamasca ha capito che insieme riusciamo a raggiungere obiettivi, e l'obiettivo di tutta la Bergamasca è quello di portare a terra le cosiddette grandi opere che servono soprattutto a noi, perché quando Bergamo va la Lombardia e quando va la Lombardia va l'Italia. Grazie e complimenti a Cal per quest'opera. Grazie al Presidente della Provincia.